Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo episodio della Dimension Craft. Ho visto che l'episodio scorso vi è piaciuto riguardo alla bella Candy Craft, vi è piaciuto. Intanto nevica, visto che questa atmosfera natalizia c'entra proprio con la mod di oggi. È una cazzata, però vabbè, cade qualcosa dal cielo comunque anche lì, cade qualcosa dal cielo. E la mod, che bel paesaggio, mi piace proprio. E la mod di oggi è bellissima, a me piace molto. Non ha esagerate cose, ma l'atmosfera è proprio quella che mi piace, a me piace. Quasi quasi in quel paese, poi ci vorrò andare prima o poi. Comunque, ricordo di lasciare il pollice su per far continuare questa serie e fammi sapere se vi piace, se vi può piacere. Ma quasi quasi mi va. Ci metto anche una Leisure Pack. Vediamo un po' che Leisure Pack. No, non le ho, se ti piace. Un momento che voglio mettere una Leisure. Un momento che... Io posso metterci tutte queste se io voglio. Perché ne ho, vediamo un po', forse questa ci può stare. Me la fa andare, spero che va. A vedere. Beh, per il posto che devo andare sa che ci può stare. Mi sa che ci può stare, sono le bananine al posto dei cosciotti. Comunque, vi ricordo anche ragazzi del mio piccolo server della Great Armory, che trovate lì in descrizione. GreatArmory.verygames.it. Lo ricordo, è nella descrizione. Il gruppo Telegram, chiocciola Great... Great player, vedi, faccio confusione di me ormai. Allora, scendendo nello scantinato, eccolo qua. Questo è il blocco che vedremo soprattutto questa volta. Ok? Questo è il blocco. Vediamo un po' che mod potrebbe essere. Mi giro e puff, già qui vi do un mega indizio, come al solito. Mi rigiro e puff, mi do mega indizi su mega indizi. Chi è appassionato di mod, questa le capisce subito. Le capisce subito. Ma io direi basta con le advance. Apriamo la porta e puff. Già qui è... L'avete capito tutti. L'avete capito tutti. E basta. Io direi di entrare di nuovo nel nuovo episodio della Dimension Craft. 1, 2, 3, via! Porca, vabbè, sono uscito dal lato sbagliato, però fa atmosfera. Ok, sono arrivato, è notte, oddio, guardate com'è buio fuori, è proprio un'atmosfera tetra, oddio. Io sei brutto tu, però dai, l'avete capito, vendendo una mummia io direi che avete capito, siamo nell'Atum, nella dimensione delle piramidi, delle mummie, delle piramidi, piramidi due volte, ma del deserto. Veramente, guardate che bello. Non ha esagerati i blocchi da costruzione, ma quelli che ha sono abbastanza carini comunque. Vabbè, le fornaci sono fornaci. Fornaci, crafting table su crafting table. Però allora, mi sono preso qualche oggettino come al solito, perché ve l'ho già detto, non è una survival, però oh, ma voglio starci un po' a vedere. Guardate, sono un beduino. Sono un beduino. Guardate, con la scimitarra. Un boscaiolo. Allora, aia. Ehi, fai malino, qui cosa c'è? A parte che non vedo un cazzo questa luce. Ecco, vedo meglio. Vedete un po' più buio voi, ma vedo meglio io. Fa vedere un po'. Questo cos'è? Glow scrap. Credo che siano bende. Non c'è un letto, non ho settato spawn, ma comunque torno comunque qua, quindi esploriamo. Beh, dai, vabbè, è un deserto. Un frutto. Frutto. Questo frutto deve essere mio adesso, è una questione personale. Tra l'altro questa non è sabbia. Questa non è vera sabbia. Eccoli qua, cos'è? Date. Ah, credo che siano cose di, come si chiamano. A parte che c'ho la barra qui, c'ho un'altra barra qui sotto. E non so cos'è onestamente. Boh, vedremo volta per volta. Vabbè, esploriamo adesso. Dia, nel buio della notte del deserto. Che tra l'altro del deserto di giorno fa un caldo boia, di notte fa un freddo bestiale. Mi scusi lei, non serve qualcosa? No, perché io non compro niente, però se serve qualcosa. Oh, cazzo che male. Vigliaco che dolore. Vigliaco che dolore. No. Che male. Ma è squagliato. Io dico il dolore che fa sto qui.
Sono nonno. Oddio, devo sopravvivere una notte. Il patto è questo, lo so, ragazzi. Ma come faccio a sopravvivere una notte nudo? Ok, calmi, calmi, stiamo calmi. Stiamo calmi. Magari se ho fortuna trovo, non so, delle ceste in giro. Non me la ricordo la mod, non me la ricordo. È l'ultima versione, come anche la Candy Craft, che era in 1.8. Invece qui sono in 1.7. Altri no, altri banditi, via. No, 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 no. Come lui, come quell'altro. Non compro niente. Non compro niente come gli altri banditi. No. Che è lei, signore? Oh, sei Casper. Fantasmino all'ico. No. Vabbè, che siete? Spiritelli allegri. Bene, date via. Date via. No. No. La moda. Vabbè. Come si fa? Ma come si fa a vivere qui? Come si fa? Come si può? Vabbè, qui ci sono delle piantine. Niente, non ho niente, raga. Cioè, mi sa che devo prendermi qualche cosa, perché sennò veramente è impossibile vivere. Tanto poi, vabbè, è una mini survival. Non è una vera e propria survival. Vabbè, dai. Mi prendo qualche cosina, come primo, uguale a prima. Vabbè, ho trovato qualcos'altro di utile. Vabbè, qui... no! Che è questo? Non è un beduino. Oh! Figlia, fa malissimo, questo malissimo, non posso correre. No. No, cattivo. Cattivo. Oh! Non vale indietro. Ma muori. Ma muori. Ma vuoi morire? Ma muori. Allora, madò, quanta vita c'ha? Muori, muori. Alleluia. L'altro. L'altro. Vai via. Vai via. Vai via. Vai. Ma vuoi morire? Vabbè, ma quanta vita c'hanno sti qui? Cioè, mi ha fatto consumare quasi tutte le frecce. Ma che è? Sono i mezzi immortali. Oh, quest'albero c'ha un po' di cibo. Prendiamolo subito. Prendiamolo subito, che devo riuscire a tirare avanti la notte. Non ho idea di quanto duri la notte qui, quindi, cioè, potrebbe durare una vita come potrebbe durare 5 secondi. Cioè, non ho idea. Però già se ne sono arrivati che era notte. Quindi io sono deficiente, quindi non so muovermi in Minecraft. Gente, no, io tiro. Vabbè, non so, troppo tagliati. Oddio, che pirla. Ci arrivo adesso. Ah, ecco, non mi veniva la parola. Datteri. Questi sono datteri. Questi sono datteri. Però danno, olè, barra piena. Oh, questi danno. Sì, ma un cuore. Corri, cotiborra. Corri, coti. Vigliacchi. Vigliacchi, sono circondati. Bastardi. Ma non cerca. No. Un altro. Ma proprio quanta gente c'è? La madonna. Non so cos'è una chest, ma non lo so se arriva gente. Eh no, c'è gente, c'è gente. Ah, è quello di prima con lo knockback 2000. Oh, c'hai castrato. Oh, se... ma ti sei castrato. Aspetta. Ma ok. Ma ti sei castrato. Piccolino lui si è incastrato. Piccolino. Ma mi dispiace. Porta i fiori al cimitero, guarda. Ok. Qui c'era una cesta. Non so cosa. Pelle, ferro, qualche balea. Che schifo. C'è qualcosa qui. Oh, porca, mi sa che c'è uno spawner quello lì, mi sa. Mi sa che me... ecco, sono i fantasmi. Volevo trovare che ci sono le piramidi qui. Volevo trovare almeno una piramide. Eccola qua. Devo trovare l'ingresso di sta cosa. Scusate, sono blocchi indistruttibili, li romperò. Però dai, non si può star qui una vita a cercare. La madonna, che è sta piramide? La odio sta piramide. Mi sto già antipatica. Ok, qui c'è un punto di ingresso. Entro da qua, vai. Tanto devo solo fare una mini survival. Cioè, non devo davvero sopravvivere qui davvero. Dai, ciò. Ok, trovata in creative. Mo' esploriamo questa bella piramide. Mi sono cibato solo le torce. Cos'è sto coso? C'è un coso a puntini qui che... si può rompere? Oh, non so, provo adesso. Ah! Vigliacca, brucia sto coso! Faccio così? Ok, vigliacca! Brucia! Perdi mostri... no! Volevi! Fatti i rospi! Questi danno fuoco! Fanno male! Aiaca! E ce ne sono tanti! Di là non credo... oh, la scala! Finalmente! Oddio! Ok! Una volta aperto questa chest, in teoria dovrei affrontare il boss! Ok, un boss! Certo! Certo, 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 certo! Ah, vabbè, chiamate tutti quanti, facciamo un rinfresco.
E la chiudiamo qui allora. Cioè, la Madonna. Certo, cioè, tutti insieme, certo. Vi porto a casa mia, dai. Facciamo un tea party, facciamo un tè party, ci divertiamo. Si vede un cavolo. Non si vede niente. È tempesta di sabbia fissa. Non si vede un cavolo. C'è un frutto? No, magari. C'è niente frutti, Proviamo a esplorare ancora un po' in giro. Questi sono cattivi. Tavata non l'ho colpito, però. Perché c'era con me? Opla! Volevi! Volevi! Questo voleva! Questo voleva questo! Via, via! No, ho sentito una freccia! No, no, scherzo! Ok, dovrei averli seminati. Minchia! Ma questa non è la dimensione, questa è l'inferno. Sì, vabbè, dai! Sotto. Vabbè, pure là ce ne sono. Ma come si fa? Datemi qualcosa! Sì, un altro! Uffa! Ok, credo qui non ci sia nessuno. Fatemi prendere sto dattero. Ok, fatemi prendere. Vabbè! Ok, almeno mangiare pieno. Riesco a prendere questo prima di morire. Ok, riesco a prenderlo. Qui c'è una chest, prendiamo tutto in fretta. Tutto in fretta. Oh, cosa è successo? Connection lost. Vabbè, sono crashato, vabbè, quelli sono da vedere. Sì, mi si è staccata la linea, ma quelli sono dettagli. Ok. Una piramide che vola mi mancava. Certo. Una piramide che vola mi mancava. Cioè, bella però, Vabbè. Qui trovo il punto d'ingresso almeno, dai, qui trovo il punto d'ingresso. Eccolo! Ma non riesco già ad entrare. No, devo prendere un migliaio di blocchi qui per riuscire ad avanzare. Prendi il blocco. No, ok, qui inizia a non vedersi più nulla, Quindi, se vedete poco voi, vedo poco anch'io, ve lo assicuro. Ok, passiamo. Vabbè, sono tutti stronzi. Ok, così. Qui non posso riprendermi quello là, ho solo un blocco. Sono un bloccio. Oddio. Oh, le scale però. Perché io affronto il boss nudo. Nudo, lo affronto nudo. Capito? No, lo affronto nudo. Dai, non posso. Gli faccio. Allora, facciamo così. Gli faccio vedere cosa droppa. Gli faccio vedere direttamente cosa può droppare. Allora, facciamo così. E vi faccio vedere i suoi poteri. Io apro la cesta ed eccolo qua. Questo è il boss. E ogni tanto spawna queste mummie. Io lo affronto, vedete. Lo affronto, vabbè, perde vita, ci sta, vabbè, questa chest non si può più usare, praticamente è data solo per... È tipo sarcofago, ecco, vedete, spawna ste mummie. Una volta che spawna queste mummie, fa un'altra cosa, se riesco a fargliela fare. Riesco... Penso che non lo faccia qui perché i blocchi sono distrutti. Praticamente lui... Forse faccio così, aspetta, voglio farvi vedere cos'altro può fare. Spingo... vedete, rompe i blocchi. Praticamente li rompe. Dove si avvicina? Questi sono indistruttibili. Vabbè, io li rompo sempre. Vedi, un craft. Vabbè, sono indistruttibili questi blocchi. E lui, i blocchi che può rompere, li genera anche vita. Tra l'altro, i blocchi che li può rompere, li rompe. Quindi, se questo qui si riesce a portarlo fuori miracolosamente, è peggio perché può distruggervi tutto. Io, tipo, mi sono mezzo distrutto casa l'ultima volta perché volevo ricordarmi com'era fatto. Uccidendolo. Vieni qui. Uccidendolo. Ecco qua. Droppa questa roba qui. Ovvero. Un pezzo di roba. No, vabbè, questo. Dei lingotti d'oro. E dei pezzi di armatura del faraone. Per esempio, ho beccato questo. E da di. Guardate che bella. Guardate che bella. Bella, 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 bella. Praticamente niente. Ogni faraone droppa il pezzo. Praticamente lo scopo di faraoni è ucciderli tutti e prenderti tutti questi pezzi. Può darvi questo. Può darvi questo. Può darvi questo. Può darvi questo. Può darvi i gioiellini. Può darvi anche una canna da pesca. Può darvi, diciamo, può darvi della roba carina. Adesso voglio mettermi questa armatura qui. Mi attaccano se metto questa armatura qui. Sono il vostro faraone io. Non lasciate colpirmi. Mi dà la generazione. Shift. Prova a togliermi della creatività. Sono il vostro faraone. No, sono il vostro. Sono il vostro faraone. Stronzi. Aspetta, riprovo. Sono il vostro. Sono il vostro faraone. No. Sono il vostro faraone. Fatemi scendere. Fatemi scendere. No, sono il vostro faraone. No. Sono il vostro faraone. Sono il vostro. Capigioria. Scemi shift. No. Non sono spawnato a casa. Bella casetta. Che bella casetta. Uffa. Oddio. L'uomo nero. Aspetta, punta di persona. Comunque, bene ragazzi, spero che l'episodio del Dimension Crafting possa essere piaciuto. Mettiamo un po' più di luce adesso, tanto non ho bisogno. Vi ricordo di lasciare il pollice su se vi è piaciuto questo video. Vi ricordo di non lasciare se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso, mi raccomando. Scusate. Vabbè, non li faccio.
anche accesso, mi raccomando. E niente, ah, veramente, dai, la mod in sé è carina. Vabbè, mi si sta generando il mondo, vabbè, ci sono dettagli. E niente, per il momento possiamo dire che è finita. Madonna, c'è pezzo.